E come sta, c'è un problema, non vedo un cazzo con questi occhiali. Tutto bene, Sus, stai tranquillo, almeno eviti tutti gli spoiler incredibili, perché dobbiamo vedere una cosa incredibile in questo episodio. Sì, Somesta, però non vedo niente. Ah, la vedi la gnagna, Sus? Ah, quella sempre, Somesta. E allora vediamo, vediamo la puntata, cosa vedremo oggi. Eccoci tornati, incredibile, pazzesco e assurdo, in un nuovo episodio del Ravion. Guarda, siamo da Sus. Ed eccoci qui, il primo episodio delle Ravion pazzesche di questo nuovo arco delle nostre storie incredibili. E come potrete notare, abbiamo ricambiato musica rispetto al video di prima, perché non ci piaceva molto. E mi sa manco questa ci piacerà molto. Sentirete delle musichette no copyright, diverse, per fin quando noi troviamo una che ci piace e abbiamo gusti particolari, vero Somesta? Infatti Sus ha ragione, quella di prima non ci piaceva, ma manco questa però. Cameraman, nota queste musiche e probabilmente cambieremo per la terza volta la musichetta fin quando noi troviamo una a tema summer, incredibile, che piace al vostro schedule, incredibile, è Sus pazzesco. E il cameraman, anche se non piace il cameraman, sti cazzi, insomma, è inutile che ti lamenti. Comunque, incredibile, eccoci qua, abbiamo fatto una bella e gustosa pausa pranzo incredibile e noi stiamo registrando questo video subito dopo esserci sgolati per 40 minuti sul video incredibile del recapone di tutte le conferenze fatte a giugno 2023. Se ve lo siete perso, andate a dargli un'occhiata. Abbiamo parlato del Summer Game Fest, dell'Xbox Showcase, del Sony e Capcom. Abbiamo fatto un sacco di battute incredibili e Sus si è contenuto. E con l'estate i Sus si contengono un po' di più, però faccio sempre battute gli UD perché sono gli UD Champion, però ogni tanto... E quindi Sus si è contenuto e non ha fatto battute su Pragmata. Mamma mia, Pragmata. Vabbè, chi ha visto il video capirà. Quindi se ve lo siete perso, andate a dargli un'occhiata a quel video incredibile dove parliamo un pochino di un sacco di videogiochi incredibili annunciati durante tutte queste conferenze incredibili. Abbiamo detto pure un po' di date, siamo stati super professionali, incredibili. Non come ci piacerebbe essere, però vedete le condizioni in cui siamo, troppo siamo bravi, e faccio un altro ecco, così tanto per rafforzare il concetto. E quindi, come vi avevamo accennato in quel video incredibile, adesso in questo episodio delle Ravion incredibili vedremo tre trailer pazzeschi, assurdi, su tre videogiochi che ci piacerebbe giocare. Sicuramente non giocheremo, perché non abbiamo i mezzi professionali. E voi direte, mo non avete i mezzi professionali. Abbiamo un database che sta per crepare. Abbiamo una PS4 del cameraman che fa cagare, che ogni volta che le accendi sembra di accendere la turbina di un reattore, vero Sus? Ci chiamano i vicini tra un po' per di spegnerla. E quindi vedremo questi trailer incredibili per cercare di consolarci un pochino, incredibile. Quali giochi vedremo, Sus? Vedremo Lies of P, Dragon's Dogma e Super Mario craccato. No, Super Mario Wonder, che vabbè, più o meno è rotto, però insomma ci siamo capiti. Tra l'altro, Sua Maestà, mi è venuta una cosa in mente. Che cosa, Sus? Lei non si ricorda niente di Lies of P. Beh, che deve uscire ancora il gioco, no? Somesta, non si ricorda proprio niente. Ho dei vaghi ricordi di Lies of P, di quando eravamo nel Godoverse. Forse Sus ha ragione. Ho dei vaghi ricordi di Lies of P, di questo gioco incredibile nel Godoverse. Beh, sì, effettivamente doveva uscire anche nel Godoverse. E addirittura noi, cioè, forse ce l'avevano inviata una copia. Cose del Godverse, ovviamente qui non ci invia niente nessuno. Comunque, taglio incredibile, ci vediamoci il trailer di Lies of P. Che ansia. Ed eccoci qui, incredibile, nel trailer di Lies of P, che continua a ricordarci delle cose del Godverse, però ancora non ce le ricordiamo. Comunque, vediamo un po' questo trailer incredibile. Quanto è bella la ruota. Noi ci piacerebbe tanto giocare questo gioco, farci dei gameplay incredibili. Siamo in condizioni pietose, ragazzi, non possiamo fare niente. Però chi lo sa, vedrete. Guarda che bello. Lies of P. Queste creature stranamente Godoverse. Mamma mia, quanto sei brutto. Beh sì, questo è veramente brutto, inquietante. Eccola qui. Mamma mia, ragazzi, ma come fate a non leccare? Scusate. Ma quello è un king, è un fake king. Vabbè, quest'altra citazione al Godoverse che non potrete capire. Comunque sì, era quella la cosa che piaceva a Sus, quella che dovrebbe essere la fanta turchina. Però che fighe le animazioni, incredibili. Sì, è molto Bloodborne, è molto Sekiro. Qui c'è l'ombrello, incredibile.
la balena. Sì, la balena. Lies of P. Allora, parliamone un attimo. Lo so, ragazzi. Allora, questa dovrebbe essere la fata turchina. Sus, che ne pensi della fata turchina? Mamma mia, questa vorrei essere io, Pinocchio. Vedi come mi allungo. No! Uffi, alla fine prendo sempre le botte. Che palle! Ok, che i sus di primavera sono orni. Però sono il Youth Champion e sono anche un drillo, sus. E quindi ho vinto l'incontro e merito leccare cose, ecco. Ok, questo è un piccolo sfogo di sus. Comunque, stavo provando a dire che questa è la fata turchina. Sì, che è proprio una bella signorina. Però voi direte, che c'entra la fata turchina? Semplice, perché Lies of P è la storia di Pinocchio. Infatti c'è un ringraziamento a Collodi. Incredibile. Hanno preso un calderone. Avete presente le super kick? Te ricordi le super kick, sus? Mamma mia. Prendete un calderone, ci ficcate Pinocchio, ci ficcate un po' di Sekiro e ci ficcate un po' di Bloodborne, mischiate e ogni risultato è bello, è venuto fuori l'asso qui. Quindi praticamente è un Souls-like che riprende però molto della storia di Pinocchio. Infatti il protagonista dovrebbe essere Pinocchio, ed è un burattino, anche questa è un'altra Godoverse reference, e c'è la fata turchina, che l'hanno resa in stile anime. Magari fosse stata così la fata turchina, ci credo che era la fiaba preferita dai ragazzetti, birbanti. Comunque basta fare battute che attenti su si diventa orni di nuovo. Insomma, parliamo del gameplay, va che è meglio. Comunque, il gameplay sembra molto figo, puoi fare un sacco di peri. Ovviamente, secondo voi, avremo giocato la demo? Esatto, non abbiamo giocato manco la demo, però abbiamo visto qualche clip. Puoi fare un sacco di peri incredibili, ci sono delle boss fight strane. Cioè, c'era quella specie di pupazzo elettrico poliziotto su una torre, molto cleric beast. E sembra molto molto bello, c'è l'ombrello, puoi fare le spear con l'ombrello. Ripeto, a noi ci piace tantissimo. Esce il 19 settembre, o il 21, quando mettiamo in editing comunque. Ci sarebbe piaciuto farci una serie incredibile, però ripeto, devono cambiare un sacco di cose. Prima che il vostro scheletro sus è incredibile, possiamo fare i gameplay incredibili. Devono cambiare un sacco di cose. E per quello, di questa cosa ne parleremo in quel video speciale che ancora non è uscito, perché dobbiamo ancora registrare. Che uscirà prossimamente. Comunque, ripeto, a noi ci piace tantissimo. Speriamo non sia un flop incredibile, come tanti altri Souls-like che ci hanno provato. E sus, un commento finale, vai! Allora, senza più commentare lei, perché vabbè, penso che, insomma... Ci siamo capiti, 34! Dicevo, il gameplay è molto carino, sembra frenetico, molto dark, ci sono quei brutti pupazzi brutti, e uno di quelli tra l'altro assomiglia a un Muppets, Muppets, come ti permetti di toccare su me sta? E niente, quindi siamo in hype, ecco. Vabbè, ok, Sus è stato molto simpatico. Salutiamo la fata turchina, e passiamo al secondo trailer incredibile, che niente, papà, di me, ok? Dragon's Dogma, ed è difficile che in un trailer di Dragon's Dogma, come dire, ci possa essere delle cose che piacciono a Sus. Fatemi fare un primissimo piano, sus. Non avete idea. E niente, Dragon's Dogma time. Eccoci qui per il trailer di Dragon's Dogma 2, che dura anche questo 1:40. Vediamo un po', perché pure questo abbiamo visto o non visto per farci la review incredibile. Quindi vedremo, però sus lo vedo intrigato. Mamma mia, non avete idea. E ora lo vedremo. 3, 2, 1, vai. Eccoci qua, incredibile. Partiamo subito con Mel Grifone, incredibile. Capcom. Ringraziamo Capcom per il culetto di Cam, vero sus? Mamma mia, Capcom è mio padre! Ok, attenzione, subito, eh! Sembra uscito da Skyrim, quello. Beh, sono messa a me coglioni, la grafica è aumentata, beh! Guarda che figata le magie incredibili! Questi sembrano usciti da Skyrim, comunque, eh! Ok... Puoi fare i ponti? Le cittadine. Hanno detto una cosa durante la conferenza. Il drago incredibile. Giustamente. Hanno detto durante la conferenza che, insomma, è un gioco che è fatto in modo tale da poter essere affrontato in una miriade di modi diversi. Quindi, insomma, sarà diverso. Tag incredibile. Vabbè, una medusa. Sus, ti prego, fermati! Mamma mia! Vabbè. Era necessario farle così gnagnose? Quello c'ha il cuore dragoso. Oh, me coglioni, ragazzi. A noi ci piace tantissimo questo gioco. Ora ne parliamo. Allora, parliamo. No, sono messa, devo dire una cosa io. Sus, che è successo? Allora, scusate un attimo. Quando dite che io sono sempre orni e la gnagna, i sus, gli Youth Champion, guardate un po', secondo voi qual è il momento più visto di questo video? Sono messa, glielo faccio vedere col cursore. In che senso? Ah, devo vedere... Vabbè, un attimo. Come vedete, questo dovrebbe è l'ondina che dice i momenti più visti. È incredibile, ma vero, Sus ha ragione. Guarda un po', è proprio il momento dove c'è Medusa e quell'altra stragnagna. Poi dite Sus, scusate. Poi dite che sono io, birbanti, perché voi che fate che guardate solo quei secondi del video? Beh, sì, effettivamente Sus ha ragione. Guardate l'ondina
come sale e guardate un po' che ci sta in quei secondi, Medusa, e scommettiamo pure quell'altra strana cosa. Guardate. E poi dite che sono io, eh. Scusate, però questo era un piccolo rant sus. Che cavolo. Io sono gli champion e sono giustificato da poter essere orni, perché sono un sus orni. Però pure voi datevi una calmata. Su un trailer di 1 minuto e 42 il picco sta sempre dove c'è la gnagna. Che cavolo. Ecco, mamma mia, sus oggi è molto violento. Con l'estate i sus diventano molto più aggressivi invece che essere orni. Però, insomma, ragazzi, ve possono, invece di guardare le animazioni, i draghi e i combattimenti, avete bloccato sempre con la nuova gnagna. Che cavolo, ragazzi, dovete smettere. Guardate che vengo a schiaffeggiare pure a voi, eh. Ci siamo capiti. Comunque, parliamo un attimo di questo trailer incredibile, non di questa creatura inquietante. Comunque, la Medusa non era male, bei capelli, il vostro scheletro, insomma, apprezza i serpenti per capelli. Quando si dice avere un diavolo per capelli, si ha un serpente per capelli. Questa roba, non so, un pavone, tra l'altro non vorrei che dovremmo vabbè, non voglio censurare niente. Cameron, che ne pensi? Ecco, chiediamo un attimo al Cameron incredibile. Secondo te, Cameron, che ne pensi di questa creatura? Non lo so, secondo me il Cameron è uno di quelli, Cameron... Ah, tu dici, no, Birbante, Cameron, che ne pensi di lei? Passo. È passato. Cameron, siamo un gran paraculo. Comunque abbiamo una brutta notizia su Dragon's Dogma, che sarà un gioco completamente offline. L'hanno detto proprio durante la conferenza Capcom. Quindi potremo evocare un sacco di summon, di personaggi che ci daranno una mano nei combattimenti, quindi nelle cacce di mostri incredibili. Però sarà un gioco offline, quindi non sarà tipo un Souls dove puoi evocare gente. Niente Solaire! Mannaggia la miseria, avrei voluto vedere Solaire contro... Vabbè, ci siamo capiti. Ricorda molto il primo. Ripeto, il primo è un gioco abbastanza vecchio. Non so di quando era il primo. Boh, penso al minimo 10-12 anni fa, forse. Cameron, metti in editing. Ecco, che metti in editing. Comunque sì, il primo, pure il Cameron l'ha giocato. Abbiamo giocato tutti il primo Dragon's Dogma. Era molto figo, che ti voglia arrampicare sui mostri e poi pam pam colpire. Praticamente potete fare come il vostro scheletro incredibile, che colpisce i nemici incredibile e poi li butta giù incredibile. E poi, ripeto, hanno detto quest'altra cosa, che è importante in questo gioco poter sconfiggere i nemici in una miriade di modi diversi. Infatti c'era il mago che qua faceva il ponte, quindi vuol dire che puoi ammazzare un sacco di nemici semplicemente distruggendoci il ponte e li fai cadere come dei coglioni. Quindi potrebbe essere divertente. Poi sto attacco le meteori, i maghi incredibili, il cattivo che forse è quella specie di fake king, un sacco di king, vabbè, coincidenze, non lo so. Su, che ne pensi? Troppe king reference, vabbè, ci dissociamo. Dubbi che c'è tipo il cuore viola, cuore dragoso, non lo so, sembra vabbè, e quello sembra molto cattivo. Il drago, ecco, forse il drago è l'unica cosa che non ci ha fatto impazzire, non lo so, sembrava forse perché era in penombra, un po' rosso, sembra il drago di Shrek. Su, che ne pensi del drago di Shrek? Insomma, mi scusi il termine, me coglioni, nel senso, ciuchino è un asino che se ne intende. E gli vogliamo bene a sus anche perché è così sus. E sus, ecco, vabbè. E quindi, insomma, siamo molto curiosi di questo gioco, pure questo ci piacerebbe tantissimo giocarlo, però non si sa quando esce, probabilmente uscirà 2024, ma non abbiamo idea. C'era scritto un leak che forse durante i Game Award potrebbero dire una data per questo gioco, però sarà tipo Summer 2024, probabilmente, insomma, ci vorrà tanto tempo prima di vedere questo gioco incredibile. E poi c'erano quei personaggi felini, sembravano usciti da Skyrim, non lo so. Non lo so, incredibile. Comunque sicuramente, ricollegandoci al video, che insomma del video delle conferenze, sicuramente questi giochi che state vedendo in questa revision ci ispirano molto più di Starfield. E lo so, ragazzi, magari tra di voi ci sono dei fan di Starfield, e poi magari quando esce Starfield è un gioco incredibile, però noi abbiamo molta paura e tocchiamo ferro, però non abbiamo il ferro, quindi non possiamo toccarlo, che non sia un No Man's Sky 2.0, il No Man's Sky di quando è uscito, che potete fare quello che vi pare, poi non c'era da fare niente. Questo insomma sembra un gioco incredibile, addirittura che ci dà Mass Effect sotto alcuni punti di vista. Insomma, vabbè, questa era una piccola chicca Starfield. Comunque niente, taglio incredibile, passiamo a Superman Wonder. Eccoci qua, incredibile Nintendo, pazzesca, assurda. Anche questo, come gli altri tre, abbiamo cercato di vederlo o non vederlo, però una cosa ce la siamo spoilerata, anche per i meme incredibili. Se avete visto dei meme che hanno a che fare con Mario con un aspetto diverso, adesso vedrete cosa ci stiamo riferendo, incredibile. Comunque 3-2-1, vediamo il trailer di Super Mario Wonder, incredibile. Allora, ci sono questi funghi, questi insomma, sta, vorrei bruciare quei fiori, vabbè, sus, ma sono carini i fiorellini. Che pensate, che è rottura di coglioni questi fiorellini che imbivarono in continuazione. Super Mario 2D, incredibile, mamma mia, delle palle rosa. Vabbè, insomma, sta graficamente incredibile, sì. Comunque, Mario 2D incredibile, eh. Qua. Ehi, perché ho fatto la voce di quei fiori orribili? Ehi! Sì, insomma, sta... Ridico quello che ho detto io, li brucierei tutti quei fiorellini. Vabbè, lasciate perdere, sus, che è un po' violento quei fiorellini. Questi sono i Wonder Flower. E ora tutto si fotte. Ecco, da qui inizia il trip di LSD, come potete vedere.
letteralmente si muove tutto. Anche io mi muovo. Adesso c'è una cosa incredibile, il tubo, ecco il tubo. Insomma, sta, io mi dissocio. Vabbè, lascia perdere Sus che pensa sempre male. Questa cosa è fighissima, guarda qua. Infatti hanno detto gli sviluppatori che in questo gioco incredibile vi potrete aspettare di tutto. Tutto quando attivate i Wonder Flower, come si chiama? A Wonder Seed. Insomma, sta, voglio vedere lei. Ah beh, adesso sta arrivando il momento preferito da Sus, che indovinate un po' ha a che fare con la... Bravi, avete indovinato. Eccoci qua, potete usare Peach, ma anche la waifu di Sus, che è... Mamma mia, Daisy! Lascia stare Daisy! Sì, Sus adora Daisy. Guarda che spettacolo, guarda che figo. Potete giocarlo in coop, come al solito, in 4, incredibile. Dovrebbe uscire a novembre, camera, mettilo in editing. Ci ricorda molto vecchio Super Mario Bros, incredibile. Guarda che bello. Insomma, tra questo e il remake di Super Mario RPG, a voi a giocare a Mario, incredibile. Mannaggia Mario, che è palesemente God. Che brutto qualcosa. Godoverse, incredibile. Yoshi, incredibile. Spettacolare. Assurdo, insomma, sta, sì, è veramente assurdo. Questo ci piacerebbe giocarlo tantissimo. Ora ne parliamo. Il momento che mi voglio mettere, voglio guardare mentre c'è questo... Che... Allora ragazzi, è stupendo. Su che ne pensi di Mario Elefante? Vabbè ragazzi, il web è letteralmente invaso dai meme di Mario in versione elefante, incredibile, ovunque. Com'era Mario Catania, il meme? Cioè insomma, ripeto, Mario Pesce era simpatico, Mario T-Rex pure. Però ammetto che Mario Elefante è veramente carino, Mario Elefante. Che poi gli hanno fatto pure la proposito tozza. Guarda che bello, ciotto. Con i suoi zampotti, che è molto carino, molto carino. Mario Elefante è molto simpatico. Ragazzi, qui c'è poco da dire. Ragazzi, è un gioco incredibile. Super Mario 2D, ragazzi, ma che vi dobbiamo dire? È avercela una Switch. Cameraman, regalaci una Switch. Su, che ne pensi? Insomma, se non lo paghiamo noi, come può averci i soldi per comprarcene una Switch? Cioè, siamo dei poveretti. E quindi che vi dobbiamo dire? Sembra incredibile. Insomma, il motto è che, ripeto, tutto cambia, tutto si fotte. Ci sono i tubi che fanno cose strane. Puoi usare Daisy, puoi usare Peach. Su, che ne pensi di Daisy? A me sta meglio che non me lo chiede, va? Vabbè, fate finta che sia commentato in maniera positiva. E niente, sembra incredibile. Esce appunto a ottobre, quindi tra questo Mario RPG ci sarà da divertirci per quanto riguarda Nintendo. Poi c'è pure Pikmin, insomma, un sacco di giochi simpatici. E niente, noi vi lasciamo queste immagini di Super Mario e Mario Elefante incredibile. Direi che questa incredibile puntata le vediamo un po' a fine. Posso scrivere, vi saluto, Sus saluta. E salve a tutti, io torno dalla fata turchina. Beh, niente, su, sono andato in fissa con la fata turchina. Cameraman, saluto incredibile. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video che sarà... Dobbiamo registrare ancora un altro review che sarà però a tema film incredibili. E poi dobbiamo fare un altro episodio di 4 chiacchiere in padella sul recuperone di tutti gli eventi del wrestling. Che però a sto punto, tanto che oggi stesso ci dovrebbe essere Forbidden Door, incredibile, con un sacco di match incredibile. Però poi tra una settimana c'è Money in the Bank. Probabilmente quando vedrete il video di Forbidden Door e Money in the Bank ci ficcheremo dentro anche il recappone dei pay-per-view tipo Night of Champion, Double or Nothing di AEW, così faremo un bel videone con i risultati di Money in the Bank, ovviamente dopo una settimana, così che tutti li sapete, perché noi ovviamente non facciamo mai le cose puntuali e poi beccate Forbidden Door, insomma, una chiacchierata a tema wrestling che so che vi mancano anche loro, e poi un'altra revione, poi non lo so che riusciamo a registrare, quindi taglio incredibile, ci vediamo prossimamente.